Bentornati su Anime dal Mondo, io sono Alex, come al solito. Oggi c'è un po' di raffreddorino, non lo so, non mi piace molto questa sensazione di intasamento. Va bene, oggi parliamo di modellini, in questo caso di modellini che riguardano i robot anni 80 o robot anni 80. E parliamo di Jetta Robot, ma una cosa un po' particolare, anche un po' vintage se vogliamo. Oggi parliamo di Jetta Robot e di modellini che sono piuttosto anzianotti perché arrivano dal 1999. Come tanti modellini che ho, non li ho ancora montati e realizzati. Questi sono un po' particolari perché vi spiego e vi faccio vedere il primo modello che è questo. Spero stia in piedi. Sì, lo vedete? Sì, esatto, è Jet Eagle. Che è la Jetta 1, insomma, quella che si vede in Jetta Robot. Abbiamo il Jetta 2, Jaguaro, e il Jetta 3, Jetta Bird, Jetta Burr, insomma, non so se lo vedete adesso, comunque da qua forse lo vedete meglio. Sono modellini sempre della Bandai che arrivano dal 1999. E questi modelli sono un po' particolari perché non sono modelli fatti e pensati per essere così messi lì in bacheca. In realtà sono stati pensati per essere montati e giocati. E adesso vi spiego un po' perché. Ci spostiamo sul tavolo e vediamo come funzionano. Come dico spesso, ecco, questo è un modellino di cui, come tanti, che acquisto, ma poi non riesco mai a montare o mettermi lì. Però mi piace vederli e con voi adesso vi faccio vedere come sono questi modellini. Già qualcosa avete intravisto, le istruzioni classiche, insomma, anche questi sono modellini ad incastro senza bisogno di colla e in realtà senza neanche bisogno di colorazione. Cosa particolare di questi modelli, lo vedete, ci sono molti pochi pezzi, si vede abbastanza bene, ma sono stati pensati per il gioco. Infatti, questa è la parte più piccola del modellino, perché all'interno ci sono due tipi di modellini. Questa è la parte più grande del Jet Eagle in questo caso, che come vedete è anche un po' sproporzionato a dire il vero, perché da quello che ricordo io era un po' più filante, mentre in questo caso è realizzato un po' da fumetto, ecco, tratto più dal fumetto. Ma la parte sottostante ha la parte per inserire delle ruote che sono all'interno della confezione. Adesso vado a controllare, ma sono sicuramente da qualche parte, eccole qua. Allora, queste sono ruote che si montano all'interno per riuscire a giocarci, in sostanza. C'è anche la parte del pilota. Questa potrebbe essere interessante una volta finito. C'è la cloche piccolina, ma che bella, piccolina, le crocettine. Ma la cosa più interessante, se volete, di questo kit è appunto che avete due possibilità. Quindi avete la possibilità di realizzare il Jetter 1 o Eagle nella versione grande, e una nella versione piccola. Anche nella versione piccola si possono aggiungere le ruote. La cosa ancora più interessante per quelli che sono i modellisti, un po' come me, a cui piace magari il pezzo da esposizione più che da giocare, è che potete modificarlo. Ovviamente questa è una plastica abbastanza leggera e si flette abbastanza facilmente, però è anche vero che allo stesso momento potete modificarla con più facilità. Quindi magari andare a tappare questi buchi che ci sono o a levigare le parti che non ci servono e appiattire e rendere un po' più così concreto il modello che vi piace, in questo caso Jet Eagle. Jet Eagle che appunto dico qua, vedete c'è anche il finestrino della parte del Jet Eagle, quello grande. La parte più carina, se volete, come si vede anche qua dall'immagine, che poi è la stessa della scatola principale, sono proprio tratti dai fumetti di Jetter.
Le cose così, quando le ho acquistate, in realtà io avevo già visto come erano principalmente i modelli e avevo già visto questa sorta di allargamento rispetto a quello che era l'anime. Quindi qualcuno se li ricorda, belli filanti, insomma, le astronavi. Poi a chi non sono piaciute le astronavi di noi maschietti, insomma, tutte le abbiamo apprezzate, piacciono a tutti. E questo Jet Eagle, che poi è il personaggio principale, dai, ditemi che non vi sarebbe piaciuto pilotare una cosa del genere. Dai, è bello proprio. Insomma, però avevo già visto e ho detto, però li prendo perché se voglio li modifico. In realtà è un po' difficile modificare Jet Eagle come gli altri, ma adesso li vediamo. Gli altri un po' meno, ma Jet Eagle è piuttosto difficile perché la parte larga è purtroppo sagomata anche rispetto a quello che è il modello, quindi restringerla diventa comunque più difficile, c'è un lavoro un po' più grosso da fare sopra. Adesso passiamo al Jaguaro, che non è nient'altro che la stessa cosa di Eagle, ma ovviamente è Jetter 2. Questa parte, per esempio, l'unica parte che avevo aperto, ma giusto per vedere com'erano, perché dentro addirittura hanno i missili sparanti, ci sono anche delle molle. Però questo è già un po' più bello. Sempre il discorso delle ruote, qua si possono tappare i buchi, fare delle varie pennellature per renderlo un po' più simile all'anime, però è molto, questo azzurrino non è proprio il suo colore, perché sarebbe bianco, bianco avorio, se vogliamo essere quasi più precisi, però ecco, vi do un'idea, messo così, di come potrebbe essere, anzi lo togliamo per farvelo vedere meglio, ecco qua. Allora, come vedete, Jetter 2 è già un po' più simile all'anime, sia per fattezze che come dimensioni, scala, insomma, non è troppo stravolto, anzi, a dire la verità, mi piace anche parecchio. Anche questo ha la sua controparte in versione piccola, forse l'avete già visto da qua, questo lo mettiamo da questa parte. Questa è la parte piccola. Quindi lo stesso Jetter 2, che tra l'altro secondo me è un po' meglio di quello grande, perché è leggermente più lungo e dà un po' più l'idea di quello che era Jetter 2. In questo caso ci sono i cingoli che all'epoca del cartone animato servivano quando si trasformavano in Jetter 3, quindi ci sono anche questi, non, ovviamente non cingolano, si può dire cingolano? Non lo so, però è bello da dire, non cingolano. E potete farlo in varie versioni anche questo. Come dicevo, hanno missili sparanti e tutto il resto, anche queste le ruote che si possono eliminare nel caso voi vogliate realizzare le Jetter Machine in questo modo. Missili sparanti, qua c'erano le molle, se non vado errato, eccole qui. Qua ci sono le molle, ferrettini per le ruote, insomma, avete tutto quello che serve. Qui ci sono pochi adesivi per Jetter 2 e c'è la cabina di pilotaggio trasparente. Anche questo non ha bisogno di colla. Vado a memoria, ma non c'era bisogno di colla, se non sbaglio. Questo era Jetter 2 e passiamo a Jetter 3. Ricordatevi che questi sono modelli del 1999, cosa che Bandai ovviamente aveva creato, ma non ha più creato, probabilmente perché non ha avuto più un grande seguito come vendite. Peccato, perché potrebbero fare una cosa del genere invece di sfornare sempre i soliti modelli. E voglio dire, chi segue determinate collezioni, soprattutto i Solo Jogokin, sa che continuano a ripetere sempre le stesse cose, Mazinga in tutte le salse, per esempio. Andiamo a Jetter 3, Jetter Beer o come lo volete chiamare, insomma, quello più simpatico dei tre, e anche qui succede la stessa cosa. La stessa cosa che però si diventa migliore andando avanti con i modelli, perché Jetter Beer è quello più proporzionato dei tre come navicelle. Anche questo ovviamente ha le sue parti per inserire le ruote, cosa che si possono esattamente eliminare tranquillamente. Anche qua c'è la sua cabina di pilotaggio, qua ci sono dentro le molle e l'elastico. L'elastico c'è anche dentro nelle altre confezioni. Anche per questo c'è il Jetter Beer piccolo. Bello, a me piace, anzi prima o poi farò solo questi piccoli perché mi piacciono, anche solo da esposizione mi dovrò mettere lì a realizzarli. E come gli altri, appunto, ha le ruote, ha i suoi missili, ha delle parti
T, se non ricordo male, no, non sono queste parti, no, non era in questo kit. C'era un kit particolare molto più brutto, a dire la verità, dove c'erano varie parti dove si potevano anche realizzare i vari robot, proprio in versione robot. Mentre qua ci sono i classici missili e le varie parti che lo compongono. Come in Jet Eagle, che non vi ho detto però, queste sono alette che si possono modificare, o meglio, sono variabili. Una volta montate si possono inclinare a seconda di quello che volete fare. Quindi, secondo me, sono delle ottime basi di partenza se volete realizzare le jetter machine. In questo caso, realizzate un po' come si deve, magari con tanto lavoro ci si può arrivare. Avere delle jetter machine così grandi a me fa solo che piacere, perché mi piacciono veramente un sacco. Da quando sono piccolo che mi piace jetter, quindi giustamente mi piacerebbe un sacco. Anche se i progetti sono altri, addirittura di fare un Jet Eagle abbastanza grande da poter realizzare anche tutto quello che c'è dentro. Ma non è un progettino così che ho nella testa, prima o poi vedrà la luce. Questi erano i tre kit che arrivano dal 1999, un po' difficilotti da trovare se li cercate, però insomma non sono male. Se siete abbastanza bravi nella modellazione o nei modellini in qualsiasi campo, potete acquistarli e modificarli a vostro piacimento, e quindi insomma secondo me è una buona alternativa se volete le jetter machine anche fatte in un certo modo. Sperando non svengano le scatole, io vi faccio vedere ancora una volta qui esposte la Jetter 1, Jetter 2, Jetter 3, le Jetter Machine di Jet Robot. Sembra uno scioglilingua, ma queste erano i modelli del 1999, ancora intonsi, come avete visto. Solo Jetter 2 ho provato a smandrucchiarlo un po' per capire come erano fatti, ma a me piacciono molto. Poi, se volete, se siete in grado di modificarli, vengono fuori veramente delle chicche bellissime, secondo me. Questo era un altro video sui modellini in kit, e ricordatevi, qua sotto potete iscrivervi al canale e cliccando la campanella potete rimanere aggiornati con i nostri video, o meglio i miei video, perché sono solo io. Quindi da Anime dal Mondo e da Alex è tutto. Ciao!